Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. A grande richiesta mi avete fatto infatti davvero tante email, tutti voi iscritti su questo video. Vi porto finalmente il video su come investire in obbligazioni, soprattutto in questo momento in cui c'è forte incertezza sui mercati, ma anche nel futuro se si dovesse ricominciare a salire, ragazzi, è fondamentale avere una parte del proprio portafoglio investita in obbligazioni. E oggi vi spiegherò e vi farò vedere insieme quello che è l'investimento in obbligazioni attraverso ETF. E ve ne ho scelto uno che è l'iShares Eurobond. Vedremo insieme tutti i punti che c'è da conoscere per quanto riguarda questo ETF e inoltre, ragazzi, vi darò una panoramica completa di tutto ciò che dovete sapere per investire in questo strumento finanziario. Ma prima di iniziare, come sempre, ragazzi, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente e vediamo qual è l'ETF in questione. Innanzitutto, come sempre, ragazzi, vi ricordo che io per analizzare gli ETF vado a verificare su Just ETF quali sono le schede del singolo ETF e vedo tutti i dati disponibili e in più poi mi vado a studiare la scheda informativa, il KID, che vedremo fra pochissimo. Quello che c'è da sapere, ragazzi, è che l'ETF per intero si chiama iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF a distribuzione. L'ISIN, se volete segnarlo, è IE00B3F81R35. Il ticker IEAC, se volete cercarlo sul vostro deposito titoli o sul vostro broker. Questo ETF, ragazzi, è un ETF che copre una parte dell'obbligazionario. Vediamo in che cosa va ad investire. Innanzitutto, il prezzo di singola quota è di 111,97 euro a quotazione di oggi, che siamo al 16 ottobre 2022. Chiaramente, questo valore potrebbe variare nei prossimi giorni, settimane o mesi. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond, ragazzi, vediamo in cosa investe. Replica le obbligazioni societarie denominate in euro di aziende dei settori industriale, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'Eurozona. Il rating è investment grade. Quindi questo è ciò che c'è da sapere, ragazzi, come base per quanto riguarda questo ETF. Quindi va ad investire in obbligazioni societarie di aziende che de sono denominate in euro e nei settori industria, utility e finanziario. Vediamo i dati principali di questo ETF. Innanzitutto, il fondo, ragazzi, ha come dimensione 7,3 miliardi di dollari. Quindi è un fondo molto positivo perché è ben capitalizzato ed è presente sul mercato da tanto tempo. La replica, quindi come va materialmente l'iShares ad inserire le obbligazioni all'interno di questo prodotto finanziario? Ha una replica fisica, che significa che materialmente aggiunge tutte le posizioni dell'indice di riferimento, ovvero del benchmark, all'interno del prodotto finanziario, però le inserisce a campionamento. Quindi prende una serie di aziende che campionano in maniera completa il fondo e le inserisce nel suo paniere, andando a ribilanciare costantemente. La struttura legale, come sempre per questi prodotti che vi porto, ragazzi, ETF, Exchange Traded Fund, che sono tra i più semplici prodotti finanziari da gestire anche per gli investitori privati. Il rischio di strategia, anche in questo caso, è solo posizione lunga, quindi va inserito questo ETF insieme ad una serie di altri prodotti finanziari che vanno a bilanciare il nostro portafoglio di investimento in funzione del nostro rischio.
La valuta dell'ETF in questo caso è euro, quindi non abbiamo nessun rischio relativamente al cambio. Euro compriamo ed euro ci verranno restituiti, che sono la nostra valuta. Quindi non c'è copertura valutaria. Nel nostro caso, come investitori italiani ed europei, non servirebbe proprio perché la valuta è la nostra valuta di riferimento dello Stato. La volatilità ad un anno è del 5,41%, che lo pone ad un livello medio di volatilità rispetto ai prodotti finanziari presenti. La data di lancio, che vi dicevo già un po' di tempo, qualche minuto fa, ragazzi, è 2009. Quindi in questo caso parliamo di un fondo già presente sul mercato da oltre 13 anni, quindi uno dei più vecchi in assoluto, e che ha maturato davvero tanta esperienza come gestione di questo paniere, per questo prodotto finanziario. Il costo è abbastanza basso, ragazzi. Vi ricordo di fare particolare attenzione ai costi nel momento in cui andate ad investire, perché questi possono incidere in maniera sostanziale sul vostro rendimento. Quindi abbiamo uno 0,2% che tutto sommato è abbastanza basso. La politica di distribuzione è a distribuzione. Cosa significa? Significa che cadenzialmente, in questo caso ogni 6 mesi, perché vedete che la frequenza di distribuzione è semestrale, ogni 6 mesi ci vengono staccate le cedole relative alle obbligazioni in cui investe questo fondo. Il domicilio del fondo è Irlanda, quindi è un fondo armonizzato e non crea alcun problema ai nostri investimenti. Possiamo poi andare a vedere la struttura legale, regime fiscale, replica, swap e prestito titoli, che chiaramente ci danno un'informazione più completa sull'investimento in questo prodotto finanziario. La performance, ragazzi, sempre scorrendo su Just ETF, è una performance che tutto sommato, in relazione all'intero mercato e a ciò che sta succedendo, nel momento in cui sto registrando e nell'ultimo anno, è negativa del 15,89%. Ma ovviamente in questo momento, ragazzi, tutti i settori stanno andando a perdere e quindi non ci dobbiamo spaventare se il rendimento è negativo in questo periodo, proprio perché se vogliamo aggiungere obbligazioni al nostro portafoglio, questo è uno dei migliori prodotti per l'area euro. Potete vedere qui sui vari intervalli temporali le performance che ci sono state e andando avanti, ragazzi, vediamo quali sono le prime 10 partecipazioni e qui vedete quante sono le partecipazioni totali relative all'indice, ovvero 3.451. Abbiamo quindi in peso le prime 10 partecipazioni pesano l'1,03%, quindi capite bene che all'interno di questo fondo è tutto molto diversificato. E i pesi delle singole obbligazioni sono davvero molto bassi. Pensate che la più grande pesa solo lo 0,12%. Quindi, dal punto di vista della diversificazione, qui siamo molto, molto coperti. Non ve le leggo tutte, ragazzi, ma tra le varie che ci sono abbiamo Cooperative Central Raiffeisen francese, Anheuser-Busch tedesca, JP Morgan Chase inglese, BP Capital Markets, Total, France Tele, Barclays, quindi davvero obbligazioni di società molto conosciute. A livello di diversificazione geografica abbiamo la Francia per un 15% insieme agli Stati Uniti, i Paesi Bassi all'11%, la Germania al 6% e poi abbiamo altri paesi che possiamo andare a vedere, tra cui abbiamo anche un 3% di obbligazioni societarie italiane. I settori di riferimento, ragazzi, sono in realtà dei settori che abbiamo visto poc'anzi, ovvero finanza, utility e, come c'era scritto, su industrial. Quindi abbiamo questi settori in particolare per cui ci rifacciamo ad aziende che operano qui. Inoltre, ragazzi, ciò che c'è da andare a vedere è la descrizione dell'indice. L'ETF iShares Euro Corporate Bond investe in obbligazioni societarie con focus globale, quindi non siamo esposti a un singolo paese, ma abbiamo un'esposizione globale, con aziende che denominano in euro le loro obbligazioni.
L'ETF, vedete, detiene l'intera gamma di scadenza delle obbligazioni e le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade, quindi possiamo stare sicuri da questo punto di vista. L'ETF è esposto verso euro, il rendimento da interessi, quindi le cedole obbligazionarie, vengono distribuite agli investitori semestralmente e fanno parte dell'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. Quindi questo è un riassunto molto molto veloce di quello che c'è da sapere per questo ETF. Abbiamo qui, come sempre su Just ETF, i riferimenti nelle varie scadenze temporali. Possiamo andare a sbizzarrirci vedendo tutti i rendimenti e i riferimenti per ogni singolo anno. Abbiamo, come sempre ragazzi, la mappa del calore con i guadagni dal lancio, quindi da aprile 2009 ad oggi, per ogni singolo mese, quanto si è guadagnato o perso. Potete davvero andare a guardare singolarmente per ogni mese le performance, e questo è molto importante. E poi abbiamo i dividendi. Il rendimento attuale, ragazzi, è prezzato allo 0,86%, quindi negli ultimi 12 mesi sono stati emessi dividendi per 96 centesimi di euro per ogni quota posseduta. E chiaramente parliamo di un ETF, ragazzi, per la parte obbligazionaria, quindi non possiamo pensare che le obbligazioni ci vadano a dare dei rendimenti paragonabili all'azionario, proprio perché servono a bilanciare il nostro portafoglio e a ridurne la volatilità. Qui abbiamo dal 2009 ad oggi tutti i dividendi pagati in ogni singolo anno e potete andare a vedere, facendo un backtest, quant'era il dividendo per ogni singolo anno. Vedete, nel 2009 i dividendi erano molto alti, pagavamo 2,41 euro su quote molto più basse di prezzo, con dividendi nell'ordine del 4-5%. Quindi capite bene che in questo caso le obbligazioni fungevano davvero da riserva di valore, perché ci staccavano cedole consistenti. La quotazione è presente su varie borse, tra cui c'è anche la borsa italiana, quindi possiamo stare tranquilli, ragazzi, lo possiamo acquistare anche attraverso borsa italiana. La volatilità possiamo vedere che comunque è sempre abbastanza contenuta. E poi molto importante, ragazzi, è andare a vedere il prospetto informativo, che dà delle informazioni importanti agli investitori in maniera molto ristretta. Quindi, perché si può investire in questo indice? Le informazioni generali sul fondo qui sulla destra, la crescita di 10.000 dollari o euro dall'avvio, quindi dall'avvio, se avessimo investito 10.000 euro, adesso ci troveremmo con 15.000, quindi oltre a ridurre la volatilità del nostro portafoglio, questo ETF ci avrebbe comunque consentito un guadagno del 50% in 13 anni, che non è male per quanto riguarda la parte relativa alle obbligazioni. Abbiamo i periodi relativi alla performance con il fondo in riferimento al benchmark, con linee rispettivamente verde e blu, le principali 10 posizioni in portafoglio in questo indice, l'esposizione geografica che abbiamo già visto, caratteristiche del portafoglio e sulle negoziazioni, e dati importanti che è utile sapere anche a livello di sostenibilità. Il rating è AAA, quindi investe in obbligazioni di società che sono attente all'ambiente. Abbiamo anche il glossario con tutte le informazioni, che chiaramente, per non dilungarmi, non sto a ripetere, e infine abbiamo il KID, che io vi invito ad andare a guardare, che sono le informazioni chiave per gli investitori, dove è specificato quali sono gli obiettivi e la politica di investimento del fondo, il profilo di rischio e rendimento, e inoltre abbiamo le spese, la performance passata e alcune informazioni pratiche. Bene ragazzi, spero di avervi dato una panoramica su un prodotto finanziario relativo alle obbligazioni che non avevo ancora trattato. Se questo video vi è piaciuto, io vi chiedo di condividere questo video e di lasciare un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!